Permettetemi di introdurre il nostro ospite e conferenziere di questa specialissima giornata, il dottor Rosario Livatino, valente sostituto procuratore della Repubblica di Agrigento. Hai visto, Luce? Io me ne vado. Anch'io. Aspetta, aspetta. Non ci alziamo tutti e due insieme. Spero che il mio intervento offrirà materia di riflessione su due temi che possono anche porsi in perfetta antitesi fra loro. La società che cambia e il magistrato. In questa società in continua evoluzione, il magistrato è colui al quale, piaccia o no, è affidato lo specialissimo compito di applicare le leggi e in piena, totale indipendenza da ogni centro di potere, politico e mafioso. L'indipendenza del giudice, infatti, non è solo nella propria coscienza, nella libertà morale e nella fedeltà ai principi, ma anche nella trasparenza della sua condotta, anche fuori del suo ufficio, nella libertà e nella normalità delle sue relazioni, nella sua indisponibilità a iniziative e affari, nella scelta delle amicizie. Pertanto è da rigettare l'affermazione secondo la quale, una volta adempiuti con coscienza e scrupolo i propri doveri professionali, si inserisce a pieno titolo nel dibattito sui problemi della giustizia. E se sono già serie le perplessità sull'adesione del giudice ad un partito politico, queste stesse ragioni appaiono centuplicate nella partecipazione a organizzazioni più o meno riservate, i cui aderenti sono fra loro legati da vincoli, della cui intensità e natura nessuno è in grado di giudicare e valutare. Qui bisognerà proclamare con assoluta chiarezza che la norma dell'articolo 212 del testo unico legge pubblica sicurezza, che sancisce l'immediata destituzione per tutti gli impiegati pubblici che appartengano ad associazioni cui soci sono vincolati dal segreto, si applica anche ai magistrati, che ne sono anzi logicamente, insieme ai militari, i destinatari più diretti.